Carpe nei marmolti, siamo sempre con la nostra amica Roberta Granziera, che è la responsabile di che cosa? Io mi occupo di marketing. Di marketing, una parola molto importante, specialmente con un'azienda così importante come quella di Carpe nei marmolti, che da 150 anni ha fatto le grandi cose, ma poi ha pensato anche a come comunicare il vino. E lo ha fatto in un modo particolare, quindi dal 900 in avanti che cosa ha fatto con le etichette? Quello che presentiamo oggi è un po' una rivisitazione, diciamo, delle principali campagne pubblicitarie che si sono succedute in particolare nel Novecento, e lo abbiamo voluto fare creando quattro magnum di Prosecco Superiore di OCG, quattro opere d'arte che rappresentano nella loro etichetta le principali campagne pubblicitarie che sono state fatte appunto nel Novecento, in particolare nel decennio tra gli anni 20, 30, 40 e 70. Sono quattro pubblicità disegnate per mano del grafico Sandro Bidasio degli Imberti, in arte detto Sabi, che era un enotecnico di professione, ma di passione e di formazione, ma un illustratore di professione. Grazie a lui sono state realizzate appunto queste memorabili campagne pubblicitarie che abbiamo voluto oggi in modo innovativo presentare sotto forma di etichette di questi magnum. Tutti i magnum sono prodotti in tiratura limitata con un numero di bottiglie pari esattamente all'anno di uscita della campagna pubblicitaria, quindi avremo del primo soggetto 1920 bottiglie, 1930, 1950 e 1970. Comunicare il vino oggi è facile o difficile? E comunicare il vino in Italia è la stessa cosa che comunicarlo all'estero oppure no? Comunicare il vino potrebbe essere ad esempio più facile rispetto ad altri settori, perché oggi il vino, in particolare il vino made in Italy, è un prodotto assolutamente richiesto, in particolare nel nostro caso specifico il Prosecco, che è diventato oggi il vino spumante più famoso del mondo, insomma richiede soprattutto molta attenzione e necessariamente il presidio di tutti i canali di comunicazione, siano essi media tradizionali ma anche e soprattutto oggi i nuovi media digitali. In quanti paesi è presente la Carpe nei? Carpe nei marmolti distribuisce oggi i suoi prodotti in 65 mercati nel mondo, nei 5 continenti.